Welcome to Mira TV! Mamma mia, ragazzi, sono in compagnia di PNG Elite, Queen of the Universe, siamo qui per parlare di Fight for the Fallen. un evento davvero molto bello, molto importante, con tante bombe, ragazzi. A me fa quasi strano dire, però, che dobbiamo partire col 5 contro 5, che è stato l'opener! Ti rendi conto? Come cazzo è possibile che mettono sta roba opener? Da una parte ha pure senso, perché se si dovevano allungare un attimo potevano farlo. Nel main event molte volte abbiamo visto match accorciarsi un Lo pochino, sai che è molto meglio gestire questa inizio però puntata dove tu sai che comunque puoi gestire tranquillamente la contesa, mentre lì la puntata deve finire alle 4 di mattina da noi e alle 10 di sera loro, quindi deve finire là. Quindi secondo me è stata una buona mossa per questo, perché non sai gli imprevisti, non sai cosa può accadere. Partiamo però subito da quello che abbiamo visto, che già da lì potremmo capire il perché l'abbiano messo i nell'opera. Dark Order coi cavalli, raga, quel super mega promo che è Cioè, partito di Adam Page subito inizio serata, coi boom, così. Dark Order in mezzo al maneggio. Ma che bello era! Ma che bello era! Con poi loro che arrivano in arena, che se aprono i fasci di luce e appaiono i membri del Dark Order e l'ultimo Adam Page. Raga, che In bello! posizione centrale proprio c'era Adam Comunque con Page. Adam Page che continua a fare la sua taunt e non quella dei Dark Order. A riprova che lui non è ancora entrato ufficialmente nei Dark Order, Però perché li non fa la taunt. considera amici, Sì, infatti sta storia gira molto su questo. però secondo me è un dettaglio questo, è il fatto che continua a non fare la taunt dei Dark Order, perché sottolinea il fatto che non è un membro dei Dark Order. Però è un grande amico di questa stable che sicuramente è cresciuta tantissimo negli ultimi 2 anni. Tra l'altro hanno fatto nuovamente poi la loro taunt, come hai detto anche tu, no? Perché sì, l'entrata, tutto quanto, con i fasci luci, Adam Page e mezzo, poi però si va sul ring, ci si mette sull'apron, tutti quanti si schierano a mo' di posizioni Dark Order, Page nuovamente lì al centro, lì lui esegue la sua taunt, mentre gli altri tutti così. Però è un momento bellissimo, davvero un'entrata Sì, davvero bellissima. Dai. bella, molto emozionante, anche se pensi proprio ai Dark Order come percorso, oppure a Brody, regà, ce va il E ti riviene in pensiero. mente quello che abbiamo detto qualche settimana fa, se ci fosse stato Brody lì, come sarebbe Boh. stata gestita questa E situazione? poi sto Bello. pubblico che segue sia Adam Page ma anche i Ah, Dark beh, Order, sì. se vai un attimo a pensare a chi fa parte dei Dark Order, te metti a ride. Cioè, Silver, ok, personaggione. Evil Uno, Reynolds. Grayson, Reynolds, Colt Cabana. Ma di che stiamo a parlare? Alan Angel. Cioè, raga, è stato straordinario quello che hanno fatto. E poi c'è l'Elite, che entra alla Space Jam con i palloni, si mettono a palleggiare sulla rampa, col cartellone Elite Squad che lo sfondano. Perché? Allora, c'è da dire che c'è la Se Warner. mettono a fare i No, canestri. io penso ci sia un discorso logico da fare dietro, essendo comunque TNT parte della Warner Bros. Penso sia stato ingiusto in primis per questo. Parliamo un po' di Tony Khan. Chi è il papà di Tony Khan? Uno che ha una squadra di basket Non ha importantissima. il papà, però vabbè. Ecco, c'è da dire anche questo. Quindi diciamoci che ci sta tutto. Mi pare che anche Tony Khan abbia sicuramente una squadra di football, che il Fulham va bene, l'abbiamo vista in Premier League. Però ecco, pure lui sta innischiando in queste cose. Quindi io, che è stato un giro d'affari, ha pioppato a una stable che, essendo già coglione di suo, può tranquillamente fare sta roba. La può fare nonostante siano il E nonostante siano scarsoni, perché Kenny Omega non sapeva manco palleggiare. Non sa. assolutamente sì, quello è vero. Diciamocelo. E però è stato magnifico. Cioè, solo loro ti possono fare una cosa del genere con quella credibilità. Solo loro te la possono fare con quella credibilità. Stati stupendi, secondo me, appena gli hanno proposto di entrare in questa maniera. Poi si sono messi a levarsi i pantaloni. Roba? Cioè, loro proprio a nozze. Sì, facciamolo. Diciamo che era un'entrata completamente diversa, no? Rispetto a quella di Dark Order, però è pure vero che la Super Elite attualmente le deve un po' far storcere il naso. Qualcuno può anche chiamare quella roba cringe, come cazzo Non la è aveva vero, paragone. è Ma se stupendo. si pensa bene alle questioni, uno dovrebbe fare più che altro gli applausi alla Super Elite, che si è messa a fare qualcosa di particolare anche loro per seguire l'entrata che avevano programmato con quelli di Dark Order. Detto questo, però c'è da parlare della contesa, il 5 contro 5, perché subito, alla fine, dal primo istante della contesa, abbiamo visto Adam Page andare face to face con Kenny Omega. Ma il campione della All Elite, almeno in un primo momento, si è
messo da parte, andato a dare al touch a qualcuno che ora non ricordo, e da lì cambia radicalmente la contesa che parte subito a 3.000 con spot, più che altro di intrattenimento. Allora, diciamo che i Dark Order hanno fatto molto il lavoro di wrestling, perché gli spot veri di wrestling, fino al finale dove sono rimasti l'Elite e Adam Page, li hanno Sì. promossi solo i Dark Order. Cioè, l'Elite faceva solo intrattenimento. Facevano i coglioni con le palle che si mettevano a fare la finisher dei Bucks mentre facevano il canestro, gli Canestro, sì. spot comedy, quindi gli spot del 4 del German Suplex che poi viene riversato tutti e quattro. Perché il cameraman stava inquadrando qualche Il bella tipa nel cameraman, sì, pubblico, però esatto, il va cameraman bene. ha Ha cannato un bel missato quello po' il sacco. spot, veramente. Però insomma, ci hanno messo la parte di intrattenimento. Alla fine, elencatemi le manovre che hanno fatto l'Elite a inizio match. Manovre di wrestling vere e proprie fino al momento finale con Adam Page, non è che ce ne sono state Giusto sul da parte finale. però dell'Elite, perché i Dark Order invece hanno sfoderato tutto quanto il loro repertorio, tutto quanto quello che ci hanno fatto vedere in questi 2 anni, ci hanno fatto Sì. vedere proprio. Io penso che era questo il messaggio che doveva passare a sta contesa, che i Dark Order sono maturati tantissimo, l'abbiamo visto il loro lato di wrestling vero e proprio con qualunque sequenza, se c'era Evil Uno con Grayson che si conoscono La benissimo. fatality. L'Elite andava in difficoltà. Ci ho fatto caso che l'Elite in quel Sì. momento andava in difficoltà perché c'erano Grayson Assolutamente. e Evil Uno che ormai sono un team che contro gli se sono seri, sono cavoli tuoi. Il fatto che abbiano fatto giustamente la fatality, se non sbaglio, Carl. a Karl Anderson, che era stato il primo eliminato, non è tanto casuale perché, ragazzi, i D'Accord avevano preso questa sfida de petto, Sì. volevano aiutare Page e soprattutto volevano aiutare anche loro stessi perché c'era uno shot in palio anche per loro. E E si è poi vista c'è se stata verità. anche Silver Vista. e Reynolds con la loro Sì. combinazione, quella devastante che invece fanno capire niente, che ha quasi portato a tre. Quella che termina col German Suplex di John Silver, ma che prima ti rincoglionisce proprio. No, L'unica cosa che assurdo. posso dire è che è stata un po' confusionaria l'eliminazione di Gallows e Grayson, Sì. con sto Grayson che però, regà, era impazzito perché si stava a buttare a destra e a sinistra. Tra l'altro il primo spot che ha fatto, quello verso la rampa, ha preso una botta incredibile, c'era un macello di gente, è riuscito a prendere il vuoto, eppure non è morto. Io farei un applauso solo per quello, perché ha proprio dato una Non testata per so se terra. hanno dato due, ho visto quando Grayson e Gallo sono finiti in mezzo al pubblico, la platea era invisibile, tutti e cinque a vederla lì, però che succede? Parte il conto, arrivano 10, tutti e due vengono squalificati, vengono conteggiati fuori, quindi eliminati, e il pubblico la cambia, dai, abu! Perché poi non si era neanche capita sta cosa del conteggio. Non Sì, è stato contavo. sottolineato. E molte volte la Lolita sbaglia queste cose, che Verissimo, sono succedono d'accordo. cose importanti e tu non te ne accorgi. Questo è un punto a sfavore, perché Sì. se anche il pubblico non si è accorto che stava contando l'arbitro, qualcosa di sbagliato c'è. Sì, Peccato. bravi lottatori a intrattenerli bene, però meno bravo magari l'arbitro a farsi sentire o queste cose qua, quasi se dovesse passare tutto quanto sotto piano e concentrarsi soltanto su quei due quando comunque c'era in palio qualcosa di Sì, perché a importantissimo. un certo punto si è sentito, no, eliminati perché count out, ma cosa? Vero, verissimo. Però poi alla fine, raga, è stata bella, hanno messo tanti dubbi Andiamo proprio a con parlare del Adam Page e finale, cioè. Silver contro l'Elite originale, i Bucks e Kenny Kenny Omega. Omega. E tutti qua dicevano, ma questo risultato deve essere scontato perché Adam Page, d'accordo, non posso perdere la title shot, soprattutto Adam Page. Quindi lì mi aspettavo che Silver eliminava almeno uno dei due Eliminasse uno Bucks dei due Bucks, per poi sicuro. prendersi sta cazzo di title shot. Invece Silver affronta tutto quanto a testa alta. Il problema è che entra in una sequel clamorosa perché Adam Page è stato fatto fuori proprio da Kenny Omega e i Bucks. È stato fatto brutalmente KO sull'Apron con una powerbomb da parte proprio dell'Elite stessa. E quindi lì Silver rimane da solo. Riesce a fare qualche minutino ad alto C'era livello. anche il rischio del 3 che poi non è arrivato e io ho detto cazzo, qua succede qualcosa. No, però alla fine Silver viene fatto comunque fuori perché i Bucks lo puntano con la loro esperienza, con la loro cattiveria, con Vedi i il loro. trigger, super kick, doppio super kick, triple super kick, E roba. la chiudono sul povero Silver con la Meltzer Driver sul. La palla. Come si chiama? Sì, vabbè, fuori con la palla, insomma, con il Il canestro. canestro, sì, la base del canestro, ecco, la base del canestro che essendo poi di metallo puro, immagino c'è finita la testa di Silver sopra e quindi poi che succede? Rimane. Page ancora a terra, Silver viene messo all'interno del ring, 1, 2, 3, Silver non te può far kick out, E quindi lì tu giustamente. inizi a storcere il naso, perché è rimasta l'Elite e Adam Page. Mo Elite che ha un star power poi. vabbè che vabbè, però Adam Page un po' buttarmi fuori tutti e tre i ragazzi dell'Elite. E lì ho iniziato a tremare.
si comporta benissimo e ci sono stati due momenti che a me mi hanno fatto girare sangue. La Dead Eye su Kenny Omega. Che però l'ha fatta dopo aver eliminato Matt. Dopo l'eliminazione di Matt c'è stata la Dead Eye su Kenny Omega. Ho detto, ma stai scherzando, Kenny Omega gli è finnato così dalla Dead Eye neanche come ultimo membro perché rimane Nick. E invece c'è il kick out clamoroso. E la One Wing di Kenny Omega che a me mi ha fatto tremare quando ho capito le brutte perché. Perché ho detto, qui tolgono la title. Ah, perché tu stai pensando durante qui il... tolgono la title shot, okay, la dan peggio. Oppure, cosa ancora più importante, gli fanno fare il kick out alla One Wing durante un 5 contro 5. Non è possibile. Quindi quando ho detto, non possono fargli fare il kick out alla One Wing al 5 contro 5 dopo che la One Wing porta 3, gli tolgono la title shot, sono rimasta così. Sì, magari mentre tu elaboravi, no, il post... E io proprio... tipo flash di guerra, cioè non è possibile. Mentre tu elaboravi il post One Wing, ti facevi tutti questi viaggi mentali. Io sì, perché ma stava accadendo tutto abbastanza velocemente, perché Omega poi si è messo quasi subito su Page, gli ha fatto l'ho coperto per fare il pinfall, e io lì stavo pensando, l'hanno fatto seriamente, ce l'hanno piazzata tutti quanti lì, perché Kenny Omega ottiene il 3, la Super Elite batte i Dark Order. Cito soltanto lo spot, secondo me uno dei spot più belli di questo match, ovvero il double buckshot lariat di Adam Page su tutti e due i Bucks. Adam Page stava a credere 3 contro 1, eh? Sì, perché all'inizio era un pochino in difficoltà in quel 3 contro 1, poi però si è ripreso, è riuscito a mettere a bada tutti e tre, uno fuori, ha messo Mega KO fuori, è rimasto qui Bucks, li ha saputi bene gestire, poi dopo fa la fine, c'era tutti e due, schiena Matt Jackson, rimane solo Nick, però da lì cambia realmente la contesa, perché Omega sale in cattedra e distrugge, ragazzi, letteralmente Adam Page. Cioè l'ha proprio distrutto, non si può dire, perché lui, Kenny Omega, ha anche fatto una scorrettezza brutale col titolo e lì Page ha fatto il kick out. Il problema è che Adam Page non ne aveva più e quando si è rialzato si è beccato Ivy Trigger e quella famosissima Wow Wing. 1, 2, 3. Ragazzi, tutto questo per dirvi che ce l'hanno piazzata, perché tutti quanti ci aspettavamo i Dark Order vincitori, invece qua la Super Elite. Perché ti aspetti i Dark Order vincitori? Perché la storia di Adam Page deve finire ad All Out, quindi la title shot dove la prende? Che poi adesso anche i Dark Order era un'aggiunta. E invece qua ti hanno sorpreso, più tutte queste storie che te fanno, che stanno girando, CM Punk, Brian, dici, però possono farlo? Però io mi incazzo con una belva se poi sarà così e invece non ci fanno il solito troll che siamo abituati a vedere da loro elite, che alla fine la title shot ad Ampage ci arriverà in qualche modo. Perché io non posso credere che la All Elite butti la storyline di 2 anni che ha un inizio e una fine più che perfetta. No, non puoi permettertelo, cioè io potrei abbandonare la All Elite, lo dico. Però c'hai ste voci che girano dei CM Punk, che è una roba clamorosa. Brian. E c'è Danielson lì, vabbè. Però è meno clamoroso perché Brian comunque stava lottando. Okay. È meno clamoroso. Sì, è Punk. Però era una WrestleMania 37, era nel main event per il titolo universale. Se dopo 3 mesi è stata è pesantissimo Brian, però rispetto a Punk... che torna Chicago, della serie, poi la WWE non l'ha fatto tornare, però te dico la mia, nonostante tutto adesso io non darei più una chance a Paige perché sta 2-0. È difficile adesso, cioè come perché fai? Perché l'annichillo, okay, che era stanco, come 5-4-5, questa è la seconda volta che Kenny Omega dopo la Women's Angel l'ho battuto. Però vedi quante pippe mentali dicono, era scontato che vincessero d'accordo, io non gli fanno vincere l'Elite, però c'è ancora questa title shot, questa storia che se deve chiudere in qualche modo, non può chiudere così dopo 2 anni, perché non si può chiudere così, perché ha un inizio e una fine perfetti, per me sì, però c'è sta sempre anche, quindi ti fanno fare le cose. Adam Page ora si ridà l'alcol e se vedremo, secondo me, a All Out la stable di Judy Marshall contro Adam Page, perché quella adesso deve essere la sua dimensione, adesso deve giocare Adam Page. Ti do una shop che ti faccio vedere. Deve giocare a Cutie Marshall. No, raga, e la sua stable eccezionale. Io so. Non so che dirvi, raga. Io sono proprio triggerata malissimo. Perché non posso credere che buttano 2 anni di storia. Sia a Danavet sia a Bindi Litt. Cioè, è troppo complicata questa storia per buttarla così. Andiamo avanti. Che so 15, penso. No, 13 non me ne frega minuti niente, raga. Io non ce la non ci posso credere. Non ce la faccio a crederci. Allora, qui mi sono scritto un segmento importante, non staremo a parlare di tutti quanti i segmenti, sennò affittiamo a Pasquetta, però c'è stato qualcosa che mi ha molto coinvolto dopo il match dell'Elite che ha battuto i Dark Order annientando tutte le loro speranze come quelle di Adam Page,
Ovvero parlo del segmento di Pac che ci va a informare che i Lucha Brothers non sono lì con lui perché qualcuno gli ha tolto la macchina in prestito a quei due poracci mascherati che quindi sono rimasti, penso, in hotel. E casualmente lì passa Chavo Guerrero che, sentendo tutto quanto, ben pensa di dire a Pac che manderà lui stesso una limousine per andare a prendere i grandissimi Lucha Brothers. Il bello è che mi sono fatto una risata a questo segmento perché Chavo si è messo a spiegare a Pac di cosa sia una limousine. E io lì, ragazzi, nonostante sia una cosa stupida, mi è piaciuto sia quello che stava di Chavo, ma anche la reazione di Pac che non so come abbia fatto intrattenersi. Io ero morta dentro per l'Elite, quindi Non l'hai visto bene sto no, l'ho segmento. visto tipo, beh, c'è, ciao, c'è Ho voluto Pac. menzionare questa storia qui perché poi è arrivata anche Andrade, giustamente. Però, ragazzi, sembra che stiamo andando verso una direzione importante. Pac Andrade. Ma che bello! Ma che bello è! Ma che bello E comunque io ero triggerata, quindi è! Ma sarà che giusto. bello! Triggerata come Lady Trigger che si è preso quel poraccio di Adam Page. Detto questo, possiamo andare avanti e parliamo di una celebrazione. La celebrazione del tuo nuovo idolo, ovvero Ricky Starks. Ricky Starks non è il mio nuovo idolo e la celebrazione è stata brutta e scontata. Sono d'accordo su questo. Chiudo il mio La discorso. celebrazione non è che mi abbia convinto tantissimo, anche perché era abbastanza chiamato che dopo che Ricky Starks fosse pavoneggiato, ci avesse anche spiegato un po' i motivi perché lui è così incazzato con Brian Cage. Abbiamo capito che lui si è sentito abbandonato quando appena ha sentito il dolore al collo, che si è infortunato, Cage non gli ha chiesto nulla. Poi si è sentito un pochino perché Brian Cage gli ha fatto perdere diversi match e lui ha deciso di staccarsi, di brillare luce propria. Effettivamente sta brillando in luce propria il buon Ricky Starks, che però veniva fischiato, stranamente, niente da dire al Grazie a Dio sto pubblico. giro. Stranamente il pubblico stavolta lo fischiava e invece ha colto abbastanza bene, con un buon pop, il buon Brian Cage, che è arrivato di gran carriera. Però che succede? Se la va a prendere con uno delle band che hanno accompagnato Ricky Starks a bordo ring, e il campione ne approfitta per fuggirsene via da quella zona. Bellissimo Taz, che era messo non so dove, in una cupola È abbandonata. vero, Taz era la cosa più bella del segmento, che stava in questo palco che ha introdotto quelli che la band. Sembrava un po' Bad Vabbè. News Barrett, Taz messo lì a caso, eh. Vabbè, insomma, per me no, cioè, boh, vabbè. La storia, come Ok. abbiamo detto settimana scorsa, senza ripeterci, deve andare avanti in qualche modo. Sì. Dobbiamo avere la rivincita di Brian Cage. Ero più che altro curioso di sentire la reazione del pubblico a Brian questa Almeno il suo settimana. giro è stato giusto. Nel segmento non è che mi sia piaciuto tantissimo, dica la verità, perché era più che altro abbastanza chiamato tutto quanto. Io stavo lì a contare tutte le cose. Ero solo curioso di sentire le cazzate di Ricky Starks perché. Allora, quello col Sì. tamburo quando è che ci finisce sopra? Ok. Ma la tromba quando è che fa una brutta fine? Sì, Ok. perché quelle sono le solite cose. Check. Abbiamo avuto un annuncio clamoroso, però. Perché dalla New Japan Tanahashi. è arrivato il buon Tanahashi su TNT, che ci ha annunciato di voler sfidare il campione degli Stati Uniti nella New Japan. Se stanno a prendere un po' di libertà questi da New Japan, prima ci portano un Culeo, mo' ci I portano Culeo, i i Cul. Culeo e mo' Ecco. arriva Takanashi che far. Vi state a prendere troppo spazio, eh? Non allargate. Ma lo sai che Hiroshi ha fatto anche un promo abbastanza semplice, semplice tra virgolette, che ci ha messo 2 anni a recitarlo, ma questo è un altro conto. Non ho mai vinto il titolo degli Stati Uniti di San Giovanni, sfiderò chi vincerà tra Inculeo Ancora, e. i Culeo Cioè, vabbè, e quello Lance e Lance Archer. Archer. E qua io stavo lì e ho detto, ma Vabbè. questo è un annuncio comunque shock, un annuncio shock. Importante. Che però ero curioso di vedere pure come l'avrebbero gestito, perché mi era abbastanza chiaro in me nella testa che Tanahashi si sarebbe presentato a Dynamite nei prossimi 2 settimane. Però, a parte questo, più tardi abbiamo un promo di Moxley, visto che stiamo parlando di tutta questa questione, direi che mi fa tutto un bel gruppo. Mox, bravo Mox. Moxley era molto incazzato, non con Arch ovviamente, ma con Tanahashi, andando a dirgli il perché non abbia mai sfidato il campione degli Stati Uniti prima, ovvero fino alla settimana scorsa dove lo era lui. Lo ha Moxley. cercato per un sacco di tempo Boxy a Takanashi. Dice perché le palesi solo adesso? Va bene un Mi è po' il provo piaciuto. del genere, Mi è va piaciuto, è molto benissimo. furbo se vuoi fare sta sfida qua, e questa roba comunque anche da pay-per-view, che sia per la New Japan, che comunque da quanto ho capito proporrà Lance Archer, visto che ha vinto Sì. lui contro la Nashi, ma potrebbe essere roba da pay-per-view anche per la All Elite, magari All Out, un Jon Moxley contro la Nashi.
Me lo prendo. E poi con questa cosa molto sensata, cioè nel senso. Perché dalla base c'è un qualcosa di molto importante e soprattutto strutturato bene con questo, con la testa. Bravo anche Moxley a tirar fuori un buon E poi insomma c'è pure Boxley che è uno che te le può dire prompt. Ah, queste cose, sì, non te le manda, assolutamente. te le dice lui. Assolutamente, visto che ci stiamo, concludiamo tutta la questione del titolo della New Japan per il titolo statunitense. C'è stato Lance Archer che ha difeso con successo il Grazie titolo a Dio. contro. Iguleo. Bravissima, la prima volta che riesce a dirlo bene. Il buon Iguleo, il componente del Bullet Club. Non è che io mi Bah. aspettassi di più da Iguleo, nonostante non lo conoscessi. Guarda, mi ha sorpreso perché non era proprio lentissimo, anzi, era un Penso big un man, big man strutturato però così, dici? molto alto. Sì. Però alla fine i suoi momenti agili ce li ha avuti. Niente di che, preferisco tutta la vita Lance Archer Lo più sai di che se Serenza. tu pensi agli spot della contesa, quali ti ricordi? Quelli di Archer, cioè il classico moonsault che lui fa dalla terza corda e il pubblico si alza tutto in piedi per Ma è proprio più guardarlo. di Pesenza Lance Archer. Beh, Assolutamente ricordo King Haku che mi fa fuori dal ring, l'ha sì. devastato con quella spinta, perché c'era la Tamsin, c'era la Taunt, era una spinta e Sì, basta. infatti il buon Incredibile. manager, tra virgolette, di Guleo è riuscito comunque a E adesso mettere muori, è ho riuscito cantato. comunque a spalle contro le balaustre di Lance Archer, e non E ci io volevo. vorrei sottolineare la reazione del pubblico a King Haku. Ma chi è Eh che? beh, Io non lo conosco, però sono minchia, è tutte esploso il leggende, sono tutte pubblico. leggende, chi Ho segue il wrestling capito, da però è tanto. esploso comunque il pubblico, vi è Sì, conosciuto, io chi rimango conosce il wrestling da sorpresa. 30-40 anni ovviamente E lo sa bene chi tanti, sia. a Sì. quanto pare tanti che seguono wrestling da Ma sono tanti tanto, richiami storici. stanno io E lo sai l'elite che l'Aura fare. Elite fa tanti richiami storici durante le Sì. puntate, quindi ci sta. Ed ecco, un altro spot che ricordo, giusto per far vedere che abbiamo visto comunque bene la contesa, è stato il Superplex, sempre però diretto da Lance Archer, che l'ha fatto anche abbastanza velocemente, tant'è che il pubblico l'ha apprezzato tanto. Di solito ormai il Superplex dalla terza corda non è più tanto acclamato, lì invece l'aveva gasato Sì. parecchio la platea. A me mi è piaciuto molto questo Archer che se la chiude così, no, la chiude No, di con la blackout. sua finisher, con la blackout Che io sollevante. non pensavo riuscisse a sollevarlo perché alla fine ho Iguleo gli magna in testa perché c'ho 10 cm in più, non solo dei capelli. E riesce a fare una blackout perfetta. Quindi bravo Lance Archer, ma anche Iguleo, che comunque non è facile girarsi in quella maniera quando sei lungo 3 metri e mezzo. No, no, quindi c'è stata anche la bella chiusura, quindi match sicuramente da salvare a mani Sì, basse questo. contanto c'era lo scatto di Edo del King che ha fatto lo scatto per interrompere il pin, ma non ci è arrivato, si è abbacchiato Ci ha praticamente. provato, ma non Carino, mi è riusciva a piaciuto, è stato fare niente. simpatico. Quindi il componente del Bullet Club può tornare in Giappone. Noi andiamo avanti. Anche Lance Archer può accompagnarlo perché deve andare a affrontare Sì, da quanto Takahashi. abbiamo capito, deve andare a affrontare Andiamo insieme. Takahashi. Chissà cosa farà Moxley. Ma noi dobbiamo sapere, però, tutto il resto della puntata. Dobbiamo commentarlo perché abbiamo avuto i Proud and Powerful, composti ovviamente da Santana e Si è aperto male tutto il braccio, Ortiz. Non questi due, bensì il buon Cash che accompagnava Dax, i componenti di FTR. Hanno fatto sta contesa con qualche problemino che ha cambiato tutto quanto il match. Secondo me è proprio spezzato in due la contesa. si è aperto male. Sì. Perché all'inizio stavano facendo come al solito bene, le combinazioni dei Proud and Powerful a me piacciono tantissimo. Pubblico morto comunque, eh. Cioè, è stato un pubblico incredibile. In questa contesa, secondo me, si è sentito tanto la mancanza del pubblico. Perché stavano facendo delle bellissime contese, pubblico. Sì. Diciamo che si è acceso soltanto, mi pare, in un Suicide Dive di Santana. E basta, perché poi quando facevano combinazioni anche i Proud and Powerful, nonostante siano face teoricamente, non riuscivano tanto bene a seguirle. C'è un po'. Però sai che io me la Peccato. so goduta comunque la loro contesa, fino a quel punto fatale, bastardo, direi, perché gli è andata anche molto male, purtroppo per loro, perché anche gli FTR stavano facendo il loro con le loro classiche combinazioni che io considero uno dei migliori, anche se non hanno voli importanti, non Ne hanno. servono. Gli FTR fanno tutto il resto, ragazzi, usando la testa, e per mettere in difficoltà l'avversario si trovano tutti quanti i macchi ingegni possibili e immaginabili. E il fatto che ci sia Tully come manager, a me continua a piacere tantissimo sta storia degli FTR con loro. Però ecco, parlando del momento topico di questo match, che secondo me ha abbassato un po' il livello, la qualità, che però ovviamente era stata obbligatoria essendo un tag team match, e dipendendo poi tanto dai loro partner, tutti e due, Sì. soprattutto direi, abbiamo un Cash che si ritrova un taglio enorme su tutto il braccio e subito va a scappare dal medico, come se lui sentisse anche tanto dolore, non solo per tutto quel taglio che si è ritrovato qua.
e non si sa effettivamente cosa sia accaduto. Non l'ho rivisto io lo spot, però non so se tu l'hai rivisto. No, io non l'ho voluto rivedere, ma mi ha fatto impressione tutti che sono accorsi poi a fine match, che è finito in modo brusco, sono accorsi lì a vedere lui col braccio completamente fermo, che non lo muoveva, e quelli che gli stavano a marchigiano tutto, però mi ha Sì, fatto stavano a davvero ricucirmi, brutto. sono un po'. Secondo me ci ha avuto E anche ma una pedina larga. era fermo col braccio, era proprio fermo, come se non si muovesse. Regà, mi ha fatto bruttissimo. Poi vedere sta Brain Buster e il componente di FTR scappare dal proprio compagno istantaneamente, proprio fregandosene di tutto, mi ha fatto proprio Non si brutto. sono goduti manco la vittoria. Anche perché, E ho ok. vinto, ciao! Anche perché, come hai detto tu, l'hanno fatta, l'hanno ottenuta grazie a una brainbuster, mossa che nel resto non ne ha mai visto 2000 volte. Ma sembrava quasi di esserci un po' di preoccupazione. E il Sì. match, comunque, senza i loro partner, sia Cash, sia Dash, sia Santana che Ortiz, possono faticare a costruirtelo. Poi chissà che si erano studiati. Fatico a dire che potevano gestirlo diversamente. È stato Perché, sfortunato. a parte è stato sfortunato, però secondo me. Non sapevano più cosa raccontare, nel senso erano preoccupati, non sapevano più che raccontare. Sono i droni, sì, fammi una brainbuster, la chiudiamo. Hanno fatto anche passare il messaggio che quasi Ortiz sia svenuto in un momento, perché poi Santana va subito sul ring, gli va a dare due schiaffetti. Ortiz gli fa così, con adesso non fate guarda che ci sto, soltanto che so che mi è successo. Quindi hanno provato anche un po' a proteggerlo sto finale. Però raga, qua, visto che c'è stato un infortunio, forse serio, forse no che sia, comunque un infortunio che ha spaventato anche la platea, che non stava più a godersi Sì, il match, secondo me ci sta tutto quello che è successo. potevano fare meglio, dai. Andiamo, beh, Giulia Vanderosa? no, ci No. sta il momento topico, però, perché Montez va a intervistare Darby Allin, che ci va a informare che sarà presente a Chicago per la puntata di Rampage, First, come si chiama, cazzo, John? First Dance. Sì, penso che sia proprio First Dance e ragazzi, perché Allin ha voluto sponsorizzare questa presenza? Partiamo dal momento clou, ovvero lui che dice che a Chicago tu devi assolutamente dimostrare di essere il migliore. E io lì ho detto, ma vabbè, hanno trovato la scusa buona per far combattere o presenziare quantomeno Darby Allin a Chicago, però dovrà aggiungere qualcos'altro, se no potevano anche fare la locandina che è Allin, no? Va aggiungere, però, qua me lo sono proprio scritto, perché lui ha fatto anche una postilla, ha detto, ma anche se tu pensi di essere il migliore al mondo, ci ha messo sta postilla che in inglese ovviamente va a colpire i termini best in the world, che subito collochiamo a chi, però. CM Punk. Anche se io non lo riconosco, meglio il Tribal Chief, riconosco il Tribal Chief, ma non riconosco se fa come best in the world. Regà, c'è stava? Sì, perché alla fine tutto Dynamite, giustamente, a livello di marketing, ci ha puntato sul fatto di CM Punk. E Chicago qua, e Chicago là, e Chicago su, e Chicago giù, e Best in the World, e alla fine MGF Che con fa quella l'inizio del... citazione da sia appena. Raga, troppa roba, troppe citazioni a CM Punk l'hanno fatte. Sia che fosse che arriva, sia che non arriva, erano doverose farle. Perché fai parlare È di te? È marketing quello. marketing. La All Elite deve sfruttare queste cose che non sono assolutamente di pessimo gusto, perché la WWE ha sfruttato tante cose di Beh, pessimo ovvio, eh. gusto per il marketing. Queste almeno sono sensate. E te ci fanno credere, non crede, mette un po' l'ansietta. Fanno parlare di te, le devi fare. E poi c'è sto E ragazzo. poi se porca miseria arriva, ancora E poi meglio. se ti fa Darby Allin. No, però Poi se ti dico. fa Darby Sto ragazzo qua, con quanta sfacciataggine, no, va a dire quella roba Allin. E lì. poi Perché lo stico, cioè, tu dici, beh, l'ha giustamente il detto. personaggio di Allin può dire il fatto che lui vuole dimostrare di essere il migliore. Però poi ci aggiunge quella postilla, legata anche a essere, dimostrare di essere anche il migliore al mondo, lì lo puoi dimostrare. Che ti fa subito riflettere. E il pubblico che stava in arena si sente subito, si è sentito subito appena lui ha finito, che ha fatto un'ovazione e poi si sì, a pacco, si sì, a pacco. E Te ci quindi stanno a far credere. Oh. segmento che ha funzionato benissimo e chi ne giova oltre CM Punk e Neta, Darby Allin. Quindi, Sì, eccezionale. però arma a doppio taglio, perché se alla fine non arriva e tu ci hai giocato Ah, così sì, quello tanto, ti sì. mazzolano i Quello fan sì. dei CM Punk. Io no, per me avete fatto bene. Però, regà, cioè, sono folli. Sono folli. Non ci posso credere. Chi lo Non sa ci se. posso credere che hanno spicchiato i nostri clienti, che ne vengano un pezzo.
non ci posso credere. Ma quello che c'entra CM Punk, quella è un'altra storia. Perché... è colpa di CM Punk! a caso. Una volta è colpa di Jey Uso. È colpa di CM Punk! Detto questo, però, dobbiamo andare assolutamente avanti perché è arrivato il momento di parlare di un fight che è partito nel backstage. Stavano per intervistare... devo qualcuno... dire una grande cosa! Black Mass! No, no, non è vero, non era vero. Un è arrivato, è arrivato il buon Malakai Black ad attaccare Cody, che era la gorilla position. Poraccio, Cody non può stare tranquillo nessuna parte. È bellissimo, perché si è alzato tutto. Devo dire una grande notizia! Boom! Ancora questo completo bianco, perché bisogna veramente distinguere le due cose, l'abbiamo visto anche dalla grafica. Anche dalla grafica, c'è un paradiso, un inferno di sfondo. Ai due, io l'ho subito detto quando l'ho visto sul ring, Total Black e Total White, ho detto qua vogliono fare la luce contro le ombre, cose del genere, hanno visto la Universe mia. Che poi questo match ci sarà settimana prossima, bisognava costruirlo. E come lo costruisci? Con un fight che riparte dal backstage e arriva in arena, dove ad avere la meglio è Malakai Black, che con una ginocchiata devastante sdraia a terra Cody Rhodes sulla rampa, poi si siede accanto a lui e scandisce di fronte alla telecamera: "Welcome to the House of Black". Mi pare che abbia detto questo, sì. No? Welcome ci è piaciuto, tra l'altro è uscita la maglietta tutta piena di draghi. L'House of Black, ci stanno i draghi. Bella però la maglietta di Black. Sì, molto. E ancora una volta fanno bene ad andare in arena quando iniziano le cose fuori. Bravi, bravi. Ma poi hai sentito il pubblico come ha reagito. Quindi, grazie. Quindi quella è già una grande vittoria, perché loro quando hanno visto l'attacco di Malakai a Cody hanno sì esultato. Però poi quando ti vanno in arena dicono che belli. Da notare che Cody stava venendo fischiato e Black stava venendo sannato. Dipende dove vanno, perché Cody non è che si fa fischia ovunque negli ultimi tempi, perché lui diventa il ruolo da babyface, si deve far promo e tu devi per forza applaudire perché ha detto magari la più grande cosa e quindi lo devi applaudire. Qua però invece ai colpi di Cody partivano i bull, colpi di Black partivano i olè, e alla fine però Cody è stato sdraiato. Arriva la stable di Cody, o meglio la stable del fratello più che altro, mi viene da dire. E che succede? Black fa per allontanarsi, ma alla fine ci ripensa, rialza velocemente quel poraccio di fuoco del sole e gli fa una Black Mass che distrugge l'uomo mascherato. Che stava, se è meritata perché fuori. Morello, scusami. Io so che tu vuoi parlare di Giulia contro la grandissima Thunder Rosa che ha firmato con l'Elite, però forte, competitivo, finalmente fa il primo match Thunder Rosa sotto contratto della All-Elite e l'ha sottolineato. Contro Giulia, braccia, quella fa così, ha fatto tre match in vita sua, che doveva fare di più. È durato molto poco la contesa tra le due donne, vinta proprio da Thunder Rosa in maniera abbastanza semplice, ma sto match era stato fatto per capire, far sapere a tutti quanto, a tutto quanto il pubblico di TNT, che Thunder Rosa ha firmato con la All Elite, perché se qualcuno non c'è social, non lo sapeva. Effettivamente, c'hanno anche ragione loro. Detto questo, noi andiamo a parlare del 3 contro 3 che c'è stato, perché i Jurassic Express si sono fatti accompagnare dal grandissimo Christian Cage e hanno affrontato... chi hanno affrontato? Angelico. E i Private Party. Bravissima, sul pezzo ci stava. Io non so i Private Party hanno fatto un cazzo, ecco, Angelico ha preso un sacco di botte. Io sono rimasto molto sorpreso da questa cosa. Ok che Angelico lottava in singolo, quindi è anche magari plausibile pensare che avrebbero fatto una cosa... avessero fatto una grandissima prestazione di Angelico, ma non me l'aspettavo, perché lui è quello che regge praticamente il suo team con le sue manovre. Io stavo di forse è arrivato il momento che ci mostra un Angelico. Tempo che io mi gasavo per quello che stava facendo Angelico, arriva il momento di Luciosaurus. E quando c'è il momento di Luciosaurus, capite che il match sta per finire. Che Luciosaurus entra, fa piazza pulita, se ne incolla tre con suplex, e ripeto, se ne incolla tre con un suplex, pubblico invisibile. Finalmente un po' di nuova luce della Luciosaurus, perché in genere chiudeva sempre Jungle Boy, finalmente richiude Luciosaurus. E Luciosaurus li infiamma davvero tantissimo, perché poi una volta che ha fatto quel suplex là dove è una sdraia di tre, il match cambia da così a così. Luciosaurus regala super kick a tutti, apparecchia anche la tavola a Christian dopo aver fatto una choke slam, non mi ricordo chi, dà il touch a Christian Cage mentre Jungle Boy vola fuori dal ring e ammazza uno che si stava rialzando. Christian Cage fa la splash, la splash, essendo lui l'uomo legale, fa anche il pinfall. 1, 2, 3, vincono i face. Il saccheggio si abbraccia Luciosaurus come se fosse il suo miglior amico. Bella quella scena, c'è sta cosa. E a me
il rapporto tra Christian e Luciosaurus piace un sacco. Che fanno 5, però 99 basta anni, no, con Madardi. Anni. Basta con Madardi. Anche perché post-match arriva l'uomo mascherato che fa tremare il mondo. Perché dici, ci stanno un sacco di voci in giro. Chissà chi è, chissà che non è. Questo uomo mascherato va a attaccare Christian, si apre Blade. E tutti dicono, vabbè, sti cazzi. Tutti che abbassano. Però, cioè, ripeto, basta. Basta, cioè hai fatto pure il match con Madardi. Mi piace Luciosaurus e Christian. Sono belli, hanno una bella alchimia e una bella storia. Tornate Christian. Ma basta contro Madardi e quei quattro. Tornate Luciosaurus. Basta, non, boh, io non so più interesse. Sono d'accordo con te. Ed è un peccato bruciare così questa alleanza Christian Jurassic Express. È un peccato. Sono d'accordissimo con te. Il fatto che Blade abbia attaccato Christian post-match non... Ma poi non... questa cosa che viene tutto cappucciato Blade per fatto, dico, ma questo chi è? Pure Blade, questo comunque è stato gestito molto bene da chi ha scritto il segmento. Perché Christian... Però se l'è preso a fanculo. Perché uno chiede, ma dove erano i Jurassic Express? Erano sulla rampa, perché Christian ha fatto il giro lungo per dare 5 sì. ai fan e poi è sbucato Blade che si è preso, più che altro gli ha connesso un colpo col tirapugno al povero Christian. Poi non aveva motivo di coprirsi, se no quello di fare un po' di hype, poi sono Lillo e la gente era più contenta. Sì, effettivamente sì. Andiamo avanti perché è ora di parlare del main event. Una roba tragica, violenta, setata, proprio sacco di sangue. Non so quante trasfusioni abbiano dovuto fare dopo la contesa, che hanno perso davvero tantissimo, tantissimo blood. Soprattutto Chris Jericho, che ha 50 anni. Però, che ti sia piaciuto o meno il match, questo mi interessa. Dobbiamo fargli i complimenti perché sono delle settimane che sta tirando fuori delle performance assurde. E qui ha perso, giustamente, un indossi anche la maglietta. E qui ha perso il leader di sangue mettendo tutto se stesso. Poi possiamo analizzare la contesa, ma qui prima voglio fare un applauso a Chris Jericho che si mette a fare un deathmatch all'età sua nel main event di una puntata di Dynamite e lo fa a testa altissima. Parlando della contesa, Nick Gage ha tirato fuori l'arsenale più brutale e ha fatto anche del wrestling. Qualcuno diceva, ma questo non è che tira fuori chissà cosa, però... Oh, Falconaro l'ha connesse, le pile driver l'ha connesse, soltanto che aveva idee molto malate e per questo Peonia sapete benissimo che non lo apprezzerà mai. No, infatti io mi sono messa proprio la maglietta di Jericho per supportare quello che ha fatto perché è davvero incredibile, ma incredibile. Nick Gage. Chiedo scusa che la scorsa sembrava mai, più perché non, no, cioè questo livello no, però perdona, mi hanno detto che ha fatto anche di peggio, mi hanno detto che ha trapanato la mano di uno con... No, cioè molto bravo, ma no. E, però gli devo fare i complimenti perché alla fine, come diceva Mira, ha fatto più wrestling di quanto mi aspettassi che lui sì. facesse, da come me l'hanno da quello descritto. Che avevano descritto, sì. Però, raga, troppo sangue, troppo... Ma pure idee molto, molto malate. Idee ovviamente. Malate, poi molto lento anche, però nell'arco... Ma a me faceva un po' paura la sua postura, sembrava quasi un alieno a volte. Ma poi, cioè, io non è che per insultarlo, ma c'ho pure la faccia da uno cattivo, uno che non sta bene. Raga, c'ha la faccia da uno che non sta bene, da un serial killer, con quei denti storti, tutto bene. No, raga, mi faceva senso, vi giuro. Poi così e tira fuori il vetro, lo spacca e tira fuori i LED, li spacca. Oh, i LED fanno male, cioè quelli si spaccano davvero. E come la cosa per la pizza, tri, e poi lo fa per vedere anche questi, sì, tri, lo fa per vedere pure questi. No, non lo fai vedere, basta. Il taglierino per la pizza qua Jericho l'ha squartato malamente. No, raga, non ce l'ho fatto, c'è stato un match così. Cioè, ha finito? No, ha finito? No. E che ma pure finisce? Quella lastra di vetro che aveva tirato fuori, dove alla fine ci finisce lui perché Jericho ce lo manda sopra. Ma poi è bello che hanno fatto vedere un po' il promo per presentarsi su Nick Cage. Vetri ovunque. Uno, due, tre, spot con i vetri. Uno si chiede, ma un match normale lo sa fare quell'uomo? No. Chi lo sa? Fatto sta che, nonostante Peo non abbia divertito... No, non ce l'ho fatto. Io devo dirvi seriamente che ho apprezzato tutto quanto, nonostante i litri di sangue persi da Jericho. E perché forse ero partito un po' prevenuto su quello che mi dovevo aspettare da Gage. Sì, è stato brutale e violento come me l'aspettavo, a volte ha superato anche le... Io, quando vedevo i suoi spot, dicevo, ah beh, questo ci sta perché mi avevano raccontato. Però a volte se ne usciva con certi oggetti fuori la ring, è stato incazzato anche con uno degli addetti
che non trovava qualcosa, gli ha detto: oh, trovami adesso, non mi incazzo. E quello è andato subito a cercarlo, bellissimo. E Sì, ma poi quando ha spezzato in due il LED ci pugnalava già. No, regà, io sono no, rimasto colpito da sta contesa, quindi la promuovo così come promuovo il finale. Però parliamo di questo, perché Chris Jericho riesce a sfoderare l'arma più letale che ha negli ultimi anni, ovvero la grazie a Judas Dio. Effect, che fa crollare il corpo Tutto piano di Gage esatto. proprio sui pezzi di vetro lasciati dal centro del ring. Chris si porta lentamente su di lui e ottiene il 3. E ottiene il 3. Però, ragazzi, è un match che va rivisto, perché elenca tutti gli No, spot no, no, fa brutali. Però rivisto. ne è pian corpo, quindi direi di passare al Io ho post. elencato la pugnalata e gol. Basta. Direi di passare E al... non è il più peggiore. Però non mi fa parlare, però direi di passare al post match che farò raccontare a Peo, andando a Oh! dire però che MJF ha recitato nuovamente CM Punk, riprendendo delle parole famose che lui disse contro John Cena. Però detto questo, direi che tu puoi parlare di quello che ha detto MJF. E niente, continuano le 5 fatiche di Jericho, siamo alla fatica numero 3, sta alzando il livello, fatiche che mi lasciano un po' perplesse perché sta prendendo gente del passato di Jericho a quanto pare Sì. e ha invitato uno che sarà un sessantenne, penso, a quest'ora. Sfruttando però cosa? Un segmento che loro fecero l'anno 2 anni fa, se non sbaglio, addirittura Sempre sessantenne a dovrebbe essere. fine 2019 fecero questo segmento qua, e MJF dice aver googlato il nome di quel tipo di cui Jericho non ha voluto dire niente, booing a lungo termine, ma va bene così. E MJF ha scoperto che questo tipo è niente meno che Juventud Guerrera, uno che ha fatto la storia del wrestling, soprattutto ai tempi antichi, lì in WCW. Jericho se lo ricorda molto bene, e non solo perché l'ha citato proprio nel 2019. Però ecco, detto questo, sarà proprio lui, Juventud Guerrera, settimana prossima, a affrontare Jericho, che non si ferma più. Non si ferma più questo. Io penso che si giocheranno la carta del davvero facciamo uccidere Chris Jericho prima di All Out, così a All Out vince Arriva facilmente. Sì, scarichissimo, quindi. esatto. Potrebbero giocarcela. Però per ora Jericho sta facendo delle contese incredibili, con manovre incredibili. Pure oggi orcherà la terza corda così, come se non... Voleva praticarla, sì. E... c'ho 54 anni. No, c'ho 50 anni. Cioè, a 50 anni, però mettersi in palio, mettersi in gioco in un deathmatch del genere e farlo a questo livello, io faccio soltanto gli applausi a E Chris. MJF continua ad avere questo personaggio che come gli metti il microfono in mano lui funziona. Che se lo fossero studiato, che se ne è uscito lui, a me non importa, ma secondo me se ne è uscito lui. Ho detto, ma sai che c'è? Ma tiriamo fuori sta storia. Chi Di anche la fiducia della dirigenza, e in questo momento ce l'ha? MJF ce l'ha davvero a livelli altissimi, altissimi. Ora fateci la vostra qui sotto nei commenti. Noi, ragazzi, come al solito, vi Mi è ringraziamo. tornata in mente la cosa di Nick che pugnala Jericho. Oppure quello che fa spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali. Qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i canali di Peonia, a tutte anche le pagine che ci supportano lì su Instagram. Un saluto a tutti quanti. E quindi, attenzione, proprio da lei! Posso togliere la title shot a Page da All Out, non possono farlo. Chi lo sa se sarà davvero così. E davvero è tutto! Too sweet!